È una sentenza, io non l'ho letto, ho letto i titoli, si leggerà. Sì, mi pare che abbia distinto tra atti rituali, uno va a un funerale, a una commemorazione, si può sempre criticare perché fanno, secondo Romano, non lo dovrebbero fare ed evitare. Altro è se uno va sotto Palazzo Chigi e dice abbattiamo il governo e sventola Gagliardetti. Io questo ho capito. C'è un modo di, come posso dire, di esporsi minaccioso, apologetico, che allora è un reato. Se invece uno sta a un funerale o una commemorazione è un'altra cosa. Però io, secondo Romano, dico non lo facciamo, non lo facciano, si eviti così, si eviti le nostre discussioni. La Cassazione, con tutti i problemi drammatici che ha l'Italia, di criminalità eccetera, può occuparsi di altro. Dopodiché questa è la sentenza, io così l'ho interpretata. Dopodiché personalmente non faccio solo di romanzi, né funerali alcuni... né tantomeno per ragioni politiche. La resistenza di alcuni uomini anche di governo nel definirsi antifascisti. Ma io lo dico che sono antifascista, ma sono anche anticomunista. Il Parlamento europeo, come ha ricordato giustamente San Giuliano, prendendo forse il suo microfono, mi pare che era verde il microfono che ha preso, io non prendo microfoni, vede, sto... ha condannato nel 2019 con voti mancanti di alcuni settori del PD tutti i totalitarismi del Novecento, lo stalinismo, il comunismo, il nazismo, il fascismo. Noi siamo nel quadro della democrazia e del pluralismo, quindi siamo antifascisti, anticomunisti, antitotalitaristi, antinazisti. I comunisti italiani hanno scritto anche la Costituzione. I comunisti italiani erano guidati da Togliatti, che stava con Stalin mentre Stalin faceva uccidere i prigionieri italiani in Russia. Togliatti fu mandato da Stalin in alcuni paesi dell'est europeo a sovraintendere al regolamento dei conti tra partiti comunisti nell'est, e lì non facevano i congressi, la cosa era un po' tesa. Quindi io ho un giudizio molto critico su Togliatti, e lo esprimo anche questo con grande rispetto. Togliatti non è un prototipo della democrazia, Togliatti è stato un collaboratore di Stalin, punto. Poi in Italia erano epoche di guerra, c'era la guerra civile. Che venisse portata avanti una rivolta contro anche quelli che erano i fascisti di allora. Mi sa che lei ha fatto un po' di confusione. Un attentato nei confronti di Togliatti. C'è l'immagine in tutte le cineteche, l'abbiamo vista, quando Togliatti invitò i suoi compagni a non reagire all'attentato che venne a poche metri da qua. Togliatti è un protagonista della storia del Novecento. Dopodiché, se mi dice sotto il profilo della democraticità, era un braccio destro di Stalin. Stalin è un campione della democrazia? No. Chi ha collaborato con Stalin è un campione della democrazia? No. Dopodiché, cioè, Togliatti è importante. Tutti sono importanti, da Napoleone a Giulio Cesare, chissà quante nefandezze avrà fatto Giulio Cesare nelle guerre, eppure ci sono le statue. Quindi non confonda l'importanza delle persone con la condivisione di tutti i loro comportamenti. Non so se è chiaro il concetto. Se non fosse stato rapito Moro, però forse adesso lei mi fa qui, sarebbe Moro. Andato al governo, comunque basta. Moro ci sono le brigate rosse, glielo comunico, non tutte le cazzate che dicono altri, come Ranucci. Il Partito Comunista Italiano non è solo Togliatti. Io sono esperto anche di quello. Le brigate rosse hanno ucciso Moro e prima ancora la sua scorta, perché volevano, come dire, affermare il loro ruolo e forse anche stroncare formule che io chiamerei consociative. Però questo è un altro argomento, se volete ne parliamo quando volete, se no mettiamo tutto insieme. Quindi la rilevanza dei personaggi non rende condivisibili tutte le loro condotte. Se io dicessi che Stalin è rilevante, direi una banalità, sì, perché non condivido Stalin. I comunisti italiani che hanno fatto la resistenza, poi il partito non è solo Togliatti, insomma, ridurre il Partito Comunista al solo Togliatti. C'erano anche Secchi e altri che c'erano le armi, c'è la parte armata del Partito Comunista. Chi ha fatto la resistenza poi ha scritto anche la Costituzione, tra cui i comunisti italiani, cattolici. Ma Stalin avrà pure sfamato dei bambini poveri, dopodiché in Ucraina ne sono morti invece tanti altri. Non è che la storia si fa a fette, quindi non sto dicendo che Togliatti è stato in quell'epoca vicino a Stalin, per conto del quale si è occupato in maniera molto drastica di vicende di partiti comunisti di altri paesi, e che poi Togliatti quindi non ha, e che quando stava in Russia uccidevano i soldati italiani, si dice che alcuni storici, che sapesse di queste cose, non poteva forse impedire cosa faceva Togliatti a Mosca, però questa è la realtà. Poi dice ha contribuito ad altre cose, perfetto, facciamo un convegno su Togliatti, luci ed ombre di Togliatti. Dopodiché non è che mi convincerà che Togliatti è un prodotto della democrazia, poi la democrazia è Einaudi, non lo so, altri personaggi, è Saragat che ruppe il Partito Socialista perché voleva stare dalla parte dell'Occidente e non della Russia. Quindi sono temi complessi che non si risolvono all'angolo di una strada. Quindi Togliatti era uno legato a Stalin, quindi nella storia della democrazia bisogna raccontare la svolta di Salerno. Lei sa cos'è la svolta di Salerno, l'appello dopo l'attentato, fece anche l'amnistia, gliene aggiungo un'altra, lei non se l'è ricordata, fece l'amnistia per i fascisti, ma fece anche, serviva anche ai comunisti tipo Volante Rosso e altri, che nella fase della guerra civile avevano fatto molti reati.
sono personaggi importanti ai quali non ci si approccia con una battuta all'angolo di una strada. Si può far dire che un campione della democrazia, Togliatti non era un campione della democrazia. E al Parlamento europeo hanno votato la mozione per condannare tutti i totalitarismi. Quindi è chiaro che il fascismo è da condannare, come si devono condannare altre forme. Io invece mi meraviglio, io dico sei antifascista, certo. Chieda ad alcuni se sono anticomunisti quando passa. Li troverà molto più in difficoltà. Abbiamo più difficoltà a farci dire che sono antifascisti. La questione da però. Ma si faccia dire da qualcuno se è anticomunista. Chieda, le faccio un elenco di miei colleghi, gli chieda se sono anticomunisti e se glielo dicono. Però senatore, la questione era sulle braccia tese ad Acca Larenza, è nato da lì, quindi sono stiamo parlando di un episodio. Ma allora, perciò ci siamo concentrati allora, su. Mi ripeto. Perciò ci siamo se concentrati. Bisogna condannare quelli che fanno il sodo romano da Carrezza, ci penserà la magistratura, sono cose che ci sono leggi in Italia, poi la Cassazione, non Cassazione, è arrivata dopo. Io sono indignato, avendo conosciuto Stefano Recchioni, Francesco Bigonzetti e Francesco Ciavatta, sono indignato che nel 2024, 46 anni dopo, io li ho conosciuti quei ragazzi, non siano stati ancora condannati quelli che li hanno uccisi. E questa è una cosa grave. Poi se si devono condannare quelli che fanno i saluti romani, non è la mia competenza, la legislatura faccia quello che ritiene, le sentenze, le cose, eccetera. Io trovo indegno per un reato che non si estingue, non va in prescrizione. Quanti sono stati i procuratori della Repubblica di Roma dal 78 ad oggi? C'è un libro di Nicola Rao, dirigente della RAI, che spiega la storia di San Basilio, l'arma che ha ucciso Bigonzetti e Ciavatta, è una Scorpion, che era poi finita alle Brigate Rosse, con la quale le Brigate Rosse hanno ucciso Lando Conti a Firenze, Tarantelli, professore a Roma, e il professor Ruffilli. Quell'arma, quindi, siccome oggi le tecnologie si sono evolute, si può fare un'indagine, immagino che sia da qualche parte. Perché le Brigate Rosse avevano quell'arma? Perché quelli, non è che ci vuole un genio, che hanno ucciso Bigonzetti e Ciavatta, che erano di gruppi dell'estrema sinistra romana, poi evidentemente hanno aderito alle Brigate Rosse e hanno portato se stessi e le armi. Quindi non è un'indagine complicata, se ci mettiamo qui due ore troviamo pure i nomi, ed è una vergogna che la magistratura italiana, dopodiché noi stiamo parlando dei saluti romani che sono da condannare e non parliamo degli assassini impuniti. Io se fossi un giornalista farei l'inchiesta, compratevi il libro di Nicola Rao, c'è scritto tutto.